Buongiorno a tutti, io mi chiamo Noè e sono un ingegnere professionista, diciamo nato nel 1980 professionalmente parlando. In questo momento io sono il rappresentante di un'associazione professionale che si chiama Ingegneri Associati, che sta in Torino in corso Vinzaglio 19. Noi siamo uno studio di piccolo-medio dimensione, cioè siamo complessivamente a Torino 4 soci e complessivamente una dozzina di persone fra aiuti, segreteria e altri lavoratori interni e abbiamo una visione della progettazione direi che cerca di essere il più possibile integrata, nel senso che ci proponiamo ai nostri clienti con un ventaglio di possibilità di progettazione che completano un organismo edilizio sia civile che industriale nella sua totalità, per cui avremo all'interno dello studio della gente che si occupa di parte edile, dell'altra che si occupa di parte strutturale, poi avremo qualcuno che si occupa di impianti termotecnici, idrosanitari, elettrici, in modo tale da riuscire a fare un organismo edilizio partendo dal prato. Questa è un po' la fisionomia dello studio e la caratteristica dello studio stesso. Noi siamo nati nel 1980, eravamo quattro ragazzi che sono usciti dal Politecnico che si sono messi assieme per provare questa avventura. I quattro soci originali poi si sono divisi in altri studi, sempre sotto il nome Ingegneri Associati, e abbiamo acquisito delle altre professionalità. Quindi in questo momento abbiamo all'interno della... Cosa facciamo col telefono? Allora, questa attività la sviluppiamo nello studio di Corso Vinzaglio 19, qui dove siamo adesso. È una sede di circa 250 metri quadri di superficie e siamo autonomi, nel senso che abbiamo un server generale più una 12-13 postazioni di lavoro. Ciascuno di noi ha un PC, una stampante, abbiamo una sala stampa con plotter, stampanti e fotocopiatrici, tutto quello che serve in uno studio per riuscire a produrre un certo numero di tavole in tempi assolutamente ridotti, come succede in questi momenti. Quindi vediamo, analizziamo un po' che cosa possiamo fare. Allora, diciamo che abbiamo la parte architettonica che viene gestita essenzialmente dall'architetto Ventriglia Stefania, che è una socia dello studio. E quindi tutta la parte di architettura, la parte di rapporti con i comuni e tutto quanto è l'architettura in senso lato viene gestita dall'architetto Ventriglia. Poi abbiamo l'ingegner Burzio che si occupa di strutture e di impianti idraulici, nonché di antincendio. Abbiamo il geometra Lora che si occupa della sicurezza in senso lato, per cui diciamo è un elemento che ha prerogative di essere un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e che quindi dà supporto praticamente in quasi tutte le progettazioni che lo studio sviluppa. Poi ci sono io che essenzialmente mi occupo di impianti termici e quindi impianti termici di climatizzazione, per cui
possiamo fare impianti sia in ambito civile che in ambito industriale. In questo momento in ambito civile facciamo dei gran collettori solari, dei grandi impianti a pannelli radianti e di grandi altre opere che hanno come base il risparmio energetico. Per la parte industriale e diciamo di locali a servizi abbiamo tutto abbiamo un certo numero di progettazioni di impianti a tutt'aria, impianti di aria primaria e pannelli radianti a soffitto, a pavimento, insomma cerchiamo di coprire tutte le casistiche che ci sono normalmente in una produzione, in una costruzione di un edificio industriale di medio e alto livello. Un'altra caratteristica dello studio è che ci occupiamo di lavori pubblici, quindi ci occupiamo di lavori pubblici e quindi siamo in grado di sviluppare progetti a livello di preliminare, definitivo, esecutivo, secondo i criteri della normativa vigente, quindi della 554 e della 163. Questi lavori pubblici li facciamo da svariati anni. Il primo lavoro pubblico l'abbiamo fatto nell'anno 90 e quindi diciamo che attualmente abbiamo una buona esperienza nell'ambito dei lavori pubblici. Lavori pubblici che hanno diciamo occupato lo studio sia come lavori edili, non so, tipo per esempio abbiamo fatto un ascensore esterno alle Molinette, tanto per dire la prima cosa che mi capita in mente, oppure abbiamo fatto parte impiantistica di diverse ristrutturazioni alle Molinette, come all'azienda sanitaria locale 1, 2, 3, insomma, siamo in grado di gestire un lavoro pubblico dall'inizio alla fine. Un lavoro pubblico particolarmente, secondo noi, riuscito è stato la parte dell'ospedale, del presidio ospedaliero Valletta, che, di cui abbiamo fatto tutti gli impianti nell'anno 2000, ed è stata una ristrutturazione particolarmente diciamo difficile, ma in un certo senso anche soddisfacente dal punto di vista del risultato finale. Un'altra branca dello studio è il fatto di partecipare con delle imprese a degli appalti concorso per l'ottenimento di una determinata commessa. In questo momento storico molti enti pubblici utilizzano questo tipo di appalto, cioè un appalto concorso in cui l'impresa deve concorrere non solo per fare un determinato organismo edilizio, ma deve concorrere anche con il progetto per fare questo determinato organismo edilizio. Quindi, poiché esistono questi tipi di appalti, noi ci proponiamo anche con delle ditte, a delle ditte, per fare questo tipo di progettazione. Quindi la ditta ci paga un rimborso spese che ci permette di partecipare e di fare un progetto per riuscire ad aggiudicare l'appalto e poi successivamente, se si vince, siamo contenti e se si perde ci siamo presi un rimborso spese, un modesto rimborso spese. Questa attività è collegata direttamente al fatto che ci proponiamo anche alle imprese come progettisti, direzione lavori, diciamo conto terzi. Per esempio, se una ditta di
Napoli, se non di Modena o di Venezia, si aggiudica un appalto in Torino e provincia, noi ci proponiamo come persone in grado di seguire l'appalto e se queste ditte hanno la convenienza possono prendere noi come progettisti o direzione lavori per quell'appalto particolare.